Ok, Faccio partire la registrazione, tutto qui. Volevo solo annunciare questa cosa. perfetto. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Iniziamo oggi questo ciclo di webinar intitolato Democrazia In, che è promosso dalla Presidenza e dal direttivo della Sisco ed organizzato dal Comitato Scientifico del Convegno Sociale che si terrà, ci auguriamo tutti, quest'anno. Insomma, siamo imprevisti. Il tema del convegno sociale è democrazia, democrazie, costruzione e crisi in una prospettiva di storia globale, secoli XVIII e XXI. E appunto come preparazione a questo convegno la Sisco propone cinque incontri, cinque momenti di riflessione con storiche, storici, studiosi e studiose di rilievo nazionale e internazionale. Lo avete visto appunto dalla promozione di questo ciclo di incontri sul sito, è un modo appunto per riflettere sulle esperienze democratiche e sui rischi, come è presente nella declaratoria, di considerare appunto la democrazia meno in e più out rispetto agli scenari futuri di medio e lungo periodo. Cominciamo oggi con Maria Rosaria Stabili, che ringrazio, appunto, ha accettato l'invito. Poi ci saranno altri incontri già in calendario il 22 marzo, il 9 aprile, e altri due che si terranno, insomma, tra aprile e maggio. Prima però, appunto, di iniziare, di presentare Maria Rosaria e introdurre il suo intervento, do la parola alla Presidente della Sisco, Gia Gaiotti. Grazie, grazie a tutti quanti per essere qui. Io veramente rubo semplicemente un minuto, che è un minuto appunto di saluti a tutti coloro che si sono collegati e per ringraziare soprattutto il Comitato Scientifico del Convegno sulla democrazia, che si è poi assunto anche l'onere, diciamo, di organizzare questo ciclo di seminari. Abbiamo per l'appunto pensato che fosse opportuno, diciamo, occupare lo spazio. Il tema è un tema importante, un tema che si presta evidentemente a moltissime declinazioni, e per cui lo spazio di un convegno, diciamo, non è sufficiente evidentemente a diciamo, sviluppare tutte le possibili declinazioni del tema, e quindi abbiamo pensato come direttivo che potesse essere interessante, diciamo, sfruttare l'opportunità che ci dà la rete, e quindi l'opportunità che ci danno questi incontri online per ampliare, diciamo, la platea di quelli che discutono con noi della Sisco di democrazia. E quindi veramente voglio ringraziare in particolare il Comitato Scientifico per aver fatto del Convegno Democrazia, per aver fatto questo lavoro. Sono quasi tutti qui presenti stasera, insomma, molti sono presenti, alcuni non lo sono, ma per altri impegni. E ringraziare soprattutto Maria Rosaria Stabili, che ha accettato di essere la prima, di rompere il ghiaccio, e di parlarci evidentemente di democrazia in America Latina, da un taglio, dalla prospettiva che sono curiosissima di ascoltare. Mi taccio immediatamente e restituisco la parola a Raffaele Nocera per indicazioni sia tecniche che più, Sì, come dire, di presentazione. grazie alla presenza. Prima le indicazioni tecniche, dopo l'intervento di Maria Rosaria Stabile apriremo il dibattito, potete intervenire o appunto scrivendo una domanda in chat o alzando la manina, e in quel caso Marco provvederà ad attivare audio e video per chi vorrà intervenire. Maria Rosaria, mi tocca prima di tutto presentarti. Molti ti conoscono già, insomma, è doveroso, si fa in queste circostanze. Non posso ripercorrere tutta la tua lunga traiettoria accademica e scientifica, ma qualcosina la devo dire, consentimelo, insomma, ricordare appunto che sei stata, per me sei, professore ordinario di storia e soluzione dell'America Latina presso il Dipartimento di Scienze Politiche all'Università di Roma III, che hai svolto appunto un'intensa attività di studio, di ricerca, di insegnamento, non solo
in Europa, ma nelle due Americhe, quindi da nord a sud, sei stata a Washington, a Buenos Aires, sei stata soprattutto a Santiago del Cile per moltissimi anni, negli anni 80, negli anni 90, insomma ci ritorni spesso, hai avuto vari incarichi istituzionali, insomma quella di direttore a Roma 3, sei stata segretario dell'Associazione dei Latinoamericanisti Europei, sei membro di vari comitati e consigli scientifici di riviste nazionali e internazionali, insomma ricordo che c'è Ricerca e Storia Politica, la rivista Storia dell'Istituto di Storia della Cattolica De Cile, sei membro di varie associazioni, centri studi, CESPI, SIS, SISI, AILA e così via, ti hanno conferito varie onorificenze, insomma questo è il caso di ricordarlo, in particolare in Cile. I tuoi ambiti di ricerca sono la storia politica e sociale del cono sud americano nei secoli XIX e XX, ti interessi soprattutto di storia delle elite, delle donne, dei movimenti sociali, dei diritti umani, dedichi particolare attenzione ai problemi teorici e metodologici relativi alle fonti orali e al rapporto tra storia e memoria. Una produzione scientifica ricchissima, insomma, mi piace menzionare alcune monografie, un testo per me insomma fondamentale quando ho iniziato, come dire, i miei studi, che è quello appunto del 91 sul Cile dalla Repubblica Liberale al dopo Pinochet 1861-90. Poi c'è un testo insomma importantissimo nella storiografia cilena, è uscito prima l'edizione italiana e poi in spagnolo, Il sentimento aristocratico, Elite cilena si frente all'espejo 1860-1960, poi Le verità ufficiali, insomma oltre 80 tra articoli, capitoli e saggi. Ma cosa è un po' complicato, insomma ostico per noi, insomma per gli storici, insomma, occuparsi di democrazia nel contesto latinoamericano, anche perché, e questo è vero anche per altre aree del mondo, le riflessioni sono venute soprattutto dalla politologia, dalla sociologia, non a caso, per esempio, dopo la cosiddetta notte autoritaria, no? Quella stagione di autoritarismo diffuso che comincia alla metà degli anni 60 in Brasile e poi prosegue soprattutto negli anni 70 in altri paesi del Cono Sud, ma in realtà insomma questa stagione autoritaria investe un po' tutta l'area latinoamericana. Quindi quando questa stagione si chiude, sono proprio i politologi a parlare, nel caso degli stati latinoamericani, di nuove democrazie. Io so che tu non condividi questo approccio, insomma la transitologia, la comparazione fra, come dire, l'area latinoamericana e quella europea, però per dire appunto che le riflessioni sono venute soprattutto appunto dalla scienza politica. Per introdurre il tema, io diciamo, mi piace ricordare insomma, le parole del sociologo argentino Juan Carlos Portantiro, che è un saggio che è uscito anche in italiano alla fine degli anni 90, definiva la storia della democrazia in America Latina, che inizia appunto nel primo ventennio del XIX secolo, con la fine del dominio spagnolo e la nascita dei nuovi stati latinoamericani, come una storia di avvicinamenti e allontanamenti, no? Avvicinamenti storici, teorici e allontanamenti storici. Una sorta di storia di aspirazione frustrata, o potremmo dirla in altro modo, una storia dei desencuentros, no? Di una democrazia che è sempre presente nella storia politica latinoamericana, che può essere però anche definita come un repertorio di promesse mancate. Cioè, questo per dire che nel caso latinoamericano, probabilmente più come altrove, c'è sempre stata appunto una distanza molto marcata, o un antagonismo, se vuoi, tra fine e realtà, no? Tra desiderio e raggiungimento. Ti invito quindi, come dire, a spiegare insomma al pubblico, a chi ci ascolta, le ragioni, come dire, di questa distanza, e poi insomma dopo il tuo intervento incominceremo a dialogare, come ho detto al principio, ai 20-25 minuti, e poi apriremo il dibattito. Ti ringrazio nuovamente e ti do la parola. Bene, grazie
Grazie per l'invito, ringrazio appunto gli amici della Sisco, la Presidente Gia, il Comitato Scientifico del Convegno e organizzatore del webinar. Ringrazio Raffaele per la sua presentazione e permettetemi di, come dire, ci ho pensato, permettetemi due premesse assolutamente molto 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 sintetiche. Ho accettato, come dire, di rompere il ghiaccio, come diceva Gia, e di aprire questi incontri di riflessione sulla categoria democrazia, sostanzialmente perché sentivo il bisogno e sento il bisogno di condividere con appunto colleghi e amici della Sisco, ma anche, come dire, ospiti, ce n'è qualcuno non della Sisco che partecipa stasera a questo incontro, una serie di appunto domande, riflessioni, inquietudini e dubbi sul concetto che è attorno al quale, come dire, stiamo riflettendo, vogliamo riflettere, che è appunto quello di democrazia. Nelle rapidissime premesse, come dire, è importante ricordare, come dire, che quando ci riferiamo all'America Latina, in realtà ci riferiamo a tante Americhe Latine. È veramente un concetto, come dire, le generalizzazioni non danno conto della pluralità dei percorsi e delle storie. Per cui, come dire, è sempre molto, molto difficile, no, distinguere, specificare quando si parla di un intero continente. E quando, come dire, percorsi storici di paesi anche molto vicini, come l'Argentina, come il Brasile e come il Cile, i paesi del Cono Sud, hanno percorsi storici molto diversi. Molto diversi e hanno prodotto immagini, no, di sé fuori anche dall'area latinoamericana molto diverse. Una seconda cosa che vorrei sottolineare, mi preme in qualche modo sempre sottolineare, è che l'America Latina, a differenza di altre realtà extraeuropee, ha questa collocazione, diciamo così, un poco ambigua, no? È parte dell'Occidente, ha partecipato storicamente alla costruzione dell'Occidente nel momento in cui, come dire, viene scoperta e conquistata, ma è anche altro rispetto all'Occidente. Quindi è parte, ma è anche, ha una sua specificità. Perché questo, come dire, io lo ricordo spesso e lo voglio sottolineare anche oggi, perché appunto spesso categorie interpretative nate per designare processi che sono nati in Europa o negli Stati Uniti, come dire, in Occidente, poi vengono acriticamente riproposti anche per interpretare, come dire, vicende dinamiche che si producono in America Latina. E Raffaele, nel suo intervento, faceva esplicito riferimento al fatto che, come dire, anche noi storici, per designare i processi che hanno caratterizzato lo sviluppo storico di molti paesi dell'America Latina negli ultimi 30 anni, no? Ecco, diciamo, hanno utilizzato un'espressione, era di moda parlare delle transizioni democratiche, dei processi di transizione e consolidamento democratico, no? Questi due concetti, come dire, sono stati spesi moltissimo e, come dire, nel bene e nel male si è anche molto abusato di questi concetti per indicare appunto dei percorsi che in America Latina, in Europa dell'Est, in Africa si sono prodotti negli ultimi 30 anni. Quindi, come dire,
esprimo, diciamo, accanto a una preoccupazione che ha sempre caratterizzato in qualche modo la mia riflessione sulla storia politica dell'America Latina, e, a proposito dell'uso, dell'abuso di una pluralità di categorie, come dire, la stessa preoccupazione mi si pone a proposito di questo concetto su cui oggi siamo chiamati a riflettere. Democrazia in America Latina, sebbene avrete notato che nel titolo, come dire, c'è un punto interrogativo. Il punto interrogativo, appunto, fa riferimento a una serie di dubbi e di preoccupazioni, di incomodità, diciamolo, nell'utilizzare questo concetto. Dubbi e incomodità che, peraltro, sembrano non essere solo mie, perché mentre, come dire, in Europa, in Italia, nel riflettere o discutere della crisi della democrazia, delle trasformazioni della democrazia, noi cerchiamo di specificare, no, questo concetto, beh, lo sforzo di specificazioni che si fa in America Latina, che storici, politologi latinoamericani e non utilizzano, sono, come dire, sintomo di qualche cosa. Perché, come dire, per fare riferimento, come dire, ai processi di transizione politica e di costruzione dello Stato di diritto, no, dei vari, no, nei vari paesi dell'America Latina, come dire, circolano specificazioni anche abbastanza fantasiose di questo concetto. Si parla di democrazia protetta, di democrazia semisovrana, di democrazia pattuita, di democrazia sostanziale, democrazia blindata, democratura, diceva Marcello Carmagnani un po' di tempo fa, di democrazia zoppa, di democrazia inquiete, e Raffaele Nocera, come dire, no, ha coordinato, ha curato insieme a Valerio Giannattasio un volume che si chiama Democrazie inquiete. E cosa di qualche giorno fa, partecipando a un webinar con dei colleghi latinoamericani, qualcuno ha parlato di democrazia elitaria. Ecco, allora, perché c'è, come dire, bisogno di fare riferimento a una serie, a tutte queste specificazioni, per indicare un percorso, percorsi che ovviamente, insomma, percorsi accidentati, percorsi che non sono per nulla, no, lineari e chiari, e che, come dire, registrano, come peraltro la storia non solo dell'America Latina, ma anche la storia di altre realtà, una serie di andirivieni, no, di fughe, di balzi in avanti, ma anche, come dire, di retrocessioni molto forti. Ecco, nel tentativo di capire perché il bisogno di ricorrere a tutte queste specificazioni, io, come dire, vorrei fare un rapido riferimento a quelle che mi sono, come dire, dal mio modesto punto di vista, delle caratteristiche essenziali che vanno sottolineate e che sono delle chiavi interpretative di questi ultimi 30 anni. Innanzitutto, un po' come anche anticipava Raffaele Nocera, se noi riflettiamo al Novecento latinoamericano, ecco, io personalmente, ma questo è stato anche, come dire, oggetto di riflessione all'interno dei latinoamericanisti italiani della mia generazione, no? Quello di usare con molta prudenza la categoria democrazia, invece di riflettere molto, no, sul concetto liberalismo, l'ordine liberale, a proposito dell'Ottocento, le sue coniugazioni, le sue declinazioni, le sue contraddizioni, le specificità dell'ordine liberale in America Latina. Mi piace introdurre, come dire,
non per rispolverare, come dire, le riflessioni o, come dire, di Bobbio, del suo volume su liberalismo e democrazia, però è, come dire, una mia percezione nel designare, no, nel dare un nome ai processi, come dire, contemporanei dell'America Latina, e insistendo molto su questo concetto di democrazia che crea le sue incomodità, ci siamo, forse abbiamo messo da parte, non abbiamo sufficientemente considerato un'altra categoria che è in stretta connessione con, appunto, democrazia, ma è che è, come dire, senz'altro per tutto l'Ottocento è, come dire, il concetto che più aiuta a capire dinamiche e trasformazioni dell'ordine politico latinoamericano, dei vari paesi dell'America Latina. E si hanno certamente quello che io chiamo sprazzi, frammenti, no, di esperienze democratiche, il decennio democratico in Guatemala, i governi di Eduardo Frei e di Allende in Cile, come dire, esperienze in Venezuela, la seconda metà del Novecento. Quindi ci sono delle esperienze che si possono definire liberal-democratiche, democratiche, però in realtà l'uso massiccio di questo concetto lo si ha per fare riferimento ai processi di transizione politica che partono dalla seconda metà dell'Ottocento, come dire, dalla seconda metà degli anni Ottanta del Novecento, e investono, come dire, i primi vent'anni di questo secolo. Quali sono le caratteristiche di questa famosa terza ondata, delle transizioni, per ricordare, come dire, no, le differenze? Beh, in America Latina il fatto che al netto di un solo paese, dell'Argentina, tutte le transizioni politiche, come dire, che si sono prodotte, sia da regimi autoritari, sia per chiudere processi, fasi di conflitti armati interni, sono democrazie negoziate. Sono transizioni pattuite, sono transizioni negoziate. Pattuite e negoziate con chi? Con i detentori del potere autoritario, con gli esponenti dei regimi autoritari che hanno segnato, no, pesantemente, in termini di repressione, morte, eccetera, eccetera, quasi tutto il subcontinente latinoamericano tra la metà degli anni 60 e gli anni 80, appunto, del secolo scorso. Quindi sono i processi di costruzione dello Stato di diritto che hanno dovuto pagare, come dire, no? E un pesante prezzo al fatto di dover negoziare passo passo, come dire, pezzi di costruzione dello Stato di diritto con, come dire, personalità che non, a differenza di quanto avvenne in Europa, no? dopo la Seconda Guerra Mondiale, non spariscono, conservano intatti fette di potere importanti e portano a condizionare tutta una serie di processi. Primo punto. Secondo punto. Una cosa che è, come dire, un po' sfugge o che è stata, a mio modesto avviso, molto sottovalutata, sono le cosiddette politiche di stampo neoliberista che i governi di transizione hanno in qualche modo adottato. Parliamoci, molto chiaramente, durante la fase delle dittature militari, soltanto in Cile, soltanto grazie al generale Augusto Pinochet, le politiche di stampo neoliberista vengono applicate, il Cile diventa laboratorio di questa esperienza e
come dire, portano in qualche modo alcuni successi, fra virgolette, macroeconomici, pagati a duro prezzo in termini di repressione e di frantumazione della sociale, ma che permettono di traghettare il Cile, come dire, dall'autoritarismo a uno stato di diritto, come dire, in modo da offrire, ecco, il dittatore offre al presidente eletto un paese, come dire, in espansione macroeconomica. Ma tutti gli altri paesi, a cominciare in qualche modo dalla vicina Argentina, questo non riescono a farlo, non riescono a farlo durante i regimi autoritari. E, come dire, a partire dal cosiddetto Washington Consensus, dalla fine degli anni Ottanta, che, come dire, per risolvere i problemi della crisi economica adottano politiche neoliberiste. I 15 punti, no? Che le organizzazioni internazionali di Washington mettono a punto come ineludibili per concedere prestiti e aiuti, come dire, sono importanti. Che cosa? Quindi si ha una combinazione, a differenza di quello che era successo in precedenza, di uno stato di diritto in cui le libertà, no, civili, politici, il rispetto dei diritti umani diventano, come dire, elementi fondamentali, no, sulla base dei quali costruire un nuovo ordine politico, e combinati però a politiche, ricette, politiche economiche di stampo neoliberista. Quello che è sfuggito alle analisi è, quello che è sfuggito alle analisi, che le politiche neoliberiste non hanno in qualche modo, organizzato le dinamiche economiche, ma in qualche modo hanno anche in qualche modo dato forma, modificato, creato una nuova cultura politica, e una che si poneva in qualche modo in continuità con le trasformazioni che anche durante il periodo delle dittature, insomma, si era avviato una cultura politica a livello, come dire, dei cittadini, così come a livello dei rappresentanti politici, della leadership dei partiti politici, di destra, però scusate, anche di sinistra, in cui, come dire, il nodo fondamentale era la difesa e la sottolineatura e la declinazione del principio e del valore della libertà e della libertà individuale. Per cui, diciamo, questa dimensione qui, no, non è la solidarietà, non è l'uguaglianza che si impone e che sono i principi orientativi nella costruzione e consolidamento dell'ordine politico, come dire, che si costruisce a partire dagli anni 90. Ma, come dire, il tutto si articola sulla base del principio della libertà individuale e che, come dire, investe e ha delle ricadute sui comportamenti, sugli stili di vita dei cittadini, ma sottolineo anche dei leader politici dei partiti di centro e centrosinistra, e non soltanto dei partiti della destra, che avevano guardato a von Hayek e avevano guardato, avevano costruito, facendo riferimento anche a Benjamin Constant, alla libertà dei moderni, no? Il cuore
della loro, del loro pensiero e della loro, in qualche modo, ideologia. Per cui, come dire, tutti quanti noi, come dire, abbiamo continuato a parlare di transizione democratica, abbiamo parlato di consolidamento democratico, soprattutto nei primi 10 anni di questo secolo, quando, come dire, la cosiddetta marea rosa, nel quadro di una espansione economica senza precedenti, in cui, come dire, le economie di molti paesi, Perù, Ecuador, di molti paesi crescono. No? Crescono grazie, se volete, anche alle politiche di stampo neoliberista. Non abbiamo, abbiamo sottovalutato il fatto che, certo, nella marea rosa arrivavano, come dire, vincevano le elezioni presidenziali, come dire, i candidati della sinistra. Abbiamo avuto, come dire, un diffondersi fino al 1900, fino al 2000, al 2011, 2012 di governi di centro-sinistra, ma che, come dire, questi governi di centro-sinistra non avevano la forza, la capacità, il potere di esprimere universi di valori a cui noi, come dire, comunemente diamo, come dire, l'attributo di democratico. Un esempio rapidissimo, scusate se io faccio questo esempio, ma non solo perché, come dire, mi occupo di Cile, ma perché è il Cile paradigmatico, ancora una volta, in questo senso. È paradigmatico perché noi abbiamo parlato, no? Fino all'altro ieri, finché non è esplosa forse la protesta dell'ottobre del 2019, di transizione democratica e di consolidamento democratico. E però abbiamo, come dire, sottovalutato il fatto che tutti i governi di transizione, no, politica, e che ancora oggi, a distanza di 30 anni, la Costituzione politica voluta da Augusto Pinochet, come dire, è stato il riferimento, il quadro normativo che tutti i governi di transizione politica hanno, si sono, come dire, avvicendati nel quadro di una, Costituzione che è un capolavoro autocratico, un capolavoro, come dire, messo in piedi e che, come dire, le poche riforme che sono state apportate non sono riuscite a scalfire più di tanto l'impianto ideologico autoritario, ma l'impianto che parla della libertà e della libertà individuale come la base, come il valore da difendere nella costruzione, come dire, delle relazioni politiche e delle relazioni sociali. Una visione di Stato e società a tutto tondo e non, come dire, limitata alla sfera economica e alla sfera politica. Non possiamo scordarci che, come dire, due governi di Michelle Bachelet. Michelle Bachelet è una donna, come dire, socialista, figlia di un generale fatto fuori, di un generale democratico fatto fuori dai golpisti nel 74, espressione, come dire, con una progettualità democratica. Però, come dire, durante i governi anche, come dire, di Ricardo Lagos, di un altro presidente socialista e poi di Michel Bachelet, non sono riusciti a scalfire più di tanto, come dire, l'ordine politico-economico neoliberale. E questo è, diciamo, come esempio. Quando noi ci siamo, ovviamente, come dire, non soltanto in Cile, non soltanto, come dire, ma in tutti gli altri paesi dell'America Latina, accanto, come dire, la corruzione di
tutti come dire, i partiti politici e via dicendo, di leaders anche, diciamo, dei partiti della sinistra, è il prodotto in qualche modo, no, di questo impianto che guarda alla libertà individuale, ai, come dire, i diritti individuali piuttosto che ai diritti sociali, come, diciamo, il principio organizzatore e articolatore di un progetto e di un ordine, e di un ordine politico. Questo uso, cioè, o questa difficoltà di, come dire, capire i significati o i contenuti che forse in malo modo si attribuivano diciamo, alla parola democrazia, secondo me, ecco, ha portato anche a impostare male a costruire male una serie di indicatori, e faccio riferimento molto, molto, molto rapidamente, per esempio, alle varie inchieste che Latino Barometro fa, no? Come ha cominciato a fare da quando si sono avviati i processi di transizione politica. Quanto i vari cittadini dei vari paesi latinoamericani sono affezionati o meno alla democrazia? Quanti credono alla democrazia? Il risultato è che negli anni 90, no? Come dire, c'era più del 60% che si dichiarava favorevole alla democrazia, e nel 2019 meno del 30%, mi pare, Raffaele, no? Come dire, diminuisce la percentuale dei cittadini che, come dire, aderiscono, no? Che sono favorevoli alla democrazia, e però, come dire, per come la domanda viene formulata da Latino Barometro, come dire, questo ingenera degli equivoci, perché è chiaro che se noi chiamiamo i processi politici e il processo di costruzione e consolidamento dell'ordine, diciamo, dello Stato di diritto, io preferisco parlare dello Stato di diritto, negli ultimi 30 anni chiamiamo questo processo democrazia, è chiaro che la gente, come dire, la gente dice no, questa cosa non mi va bene, rimpiango, come dire, forse il vecchio dittatore, forse un regime autoritario, non è... È chiaro che i cittadini esprimono, come peraltro in Europa e in altre realtà, un netto rifiuto. Ma è, come dire, il netto rifiuto va, come dire, a dinamiche, a processi. Corruzione, progressivo allontanamento, diciamo, e svuotamento della rappresentanza politica, concentrazione del potere, aumento drammatico della disuguaglianza sociale, indotta che non è soltanto la disuguaglianza economica e sociale, è, come dire, una grande spaccatura da un gruppo sempre più ristretto di persone che gestiscono il potere e la maggior parte dei cittadini e la maggioranza dei cittadini. Quindi, come dire, bassissima affluenza e partecipazione ai processi elettorali, come dire, esclusione, rifiuto, no? Ma si tratta del rifiuto della democrazia, si tratta di crisi della democrazia, o si tratta, come dire, del fatto che i cittadini, negli ultimi 2 anni, le proteste che in America Latina, ma che, come dire, anche, no, in altre realtà, lo abbiamo visto, si sono susseguite, non è... come dire, sono delle proteste, dei rifiuti, delle rivendicazioni, come dire, nei confronti di un ordine politico che io definisco, io ma anche altri, non solo io, neoliberale.
Se posso interromperti, perché mi hai chiesto di farlo, sì, nel caso finisco con due battute. Finisco con due battute e ti ringrazio. Perché io, come dire, c'è anche un motivo, se volete, ideologico, non lo so. Perché io insisto anche, come dire, nel voler chiamare i processi che hanno caratterizzato gli ultimi 30 anni del percorso storico dell'America Latina e neoliberali, no? Perché questo mi permette, in qualche modo, di non parlare, se volete, della crisi della democrazia. Ma, come dire, se io penso alle mobilitazioni massicce che si sono prodotte appunto dall'ottobre 19 in poi, in Cile così come in altri paesi, se penso alla richiesta di maggiore dignità, maggiore giustizia, no? Che dalle piazze di vari paesi, come dire, di varie capitali dell'America Latina si sono prodotte, ecco, allora io dico che certo è in crisi un ordine neoliberale e la rivendicazione o le rivendicazioni di carattere democratico che negli ultimi anni, come dire, negli ultimi due anni scuotono l'America Latina, sono forse promesse di democrazia. E faccio riferimento ai contenuti, che sono quelli dell'inclusione, quelli dell'uguaglianza e quelli della solidarietà. Quindi mi fermo qui e poi, come dire, durante... Grazie Maria Rosaria. Scuso se ho sforato, però... No, ma figurati, insomma, adesso passiamo un po' alla fase del dibattito, però prima devo fare una brevissima riflessione e approfittare del ruolo che mi stava assegnato per farti io una sorta di domanda. Insomma, quindi tu, diciamo, consideri, almeno possiamo considerare questa fase successiva ai regimi autoritari degli anni 60-80, un po' una sorta, diciamo, di euforia democratica con tutti i limiti che tu hai accennato, che in parte, almeno la storiografia, ha accostato a quell'altra fase di euforia democratica successiva alla Seconda Guerra Mondiale, che poi ha dato il via a una stagione più o meno lunga, no, di stabilità politica, insomma anche di sviluppo economico. Però nonostante questo, appunto, lo dice poi chiaramente anche la stagione autoritaria, e per parafrasare un libro di Routier, la democrazia si trova nel contesto latinoamericano sempre alla sombra dell'autoritarismo, no? È sempre, come dire, minacciata dall'autoritarismo. Peraltro tu accennavi al Latino Barometro, no? Queste inchieste che dal 95 fa in quasi tutti i paesi latinoamericani, segnalando che il 2018, diciamo, può essere considerato una sorta di anno orribile, no? Perché c'è un drastico calo, no? della fiducia dei cittadini nella democrazia, proprio per il, diciamo, peggioramento di altri aspetti del quadro economico, dell'aumento della corruzione e della violenza. Ma questo anno orribile, secondo appunto Marta Lagos, ma in realtà anche altri analisti e storici, si deve anche ad una sorta di ritorno dell'autoritarismo, che per molti ha anche una sorta di caratterizzazione fascista, come nel caso di Bolsonaro. Quindi se tu intravedi un pericolo in questo senso, adesso non voglio dire diffusione continentale, perché da latinoamericanisti sappiamo che non dobbiamo fare questo tipo di generalizzazioni, però se c'è questo tipo di minaccia, e quali sono a tuo avviso gli elementi di speranza, di ottimismo nel contesto latinoamericano? Immagino che il caso cileno e quel processo costituente rappresenti un elemento di speranza, implicitamente l'hai fatto già capire. Quindi ti chiedo, insomma, se vuoi di commentare queste mie parole, poi dopo apriamo appunto il dibattito con le modalità che ho già comunicato, o della manina o della domanda in chat. Prego Maria Rosaria. Guarda, io certamente ci può, non lo so,
ci può essere il pericolo, ci sono delle indicazioni, come dire, emergono delle nostalgie, no? Nei confronti di personalità forti. Non so quanto, come dire, questo è un guardare al passato dell'America Latina. È chiaro che dall'inizio dell'Ottocento in poi, dalla famosa epoca dei caudillos, e come dire, c'è, no, un sistema, c'è un periodico ritorno e richiesta di un uomo forte che governi, come dire, realtà complesse, conflittuali, contraddittorie. Quindi non so quanto questo sia un riemergere, come dire, di elementi del passato, o quanto invece, come dire, risponda a dinamiche, come dire, che hanno più a che vedere col presente e con dinamiche che superano anche la dimensione dell'America Latina. Cioè, non c'è dubbio, in tutto il continente americano, e faccio un riferimento chiaro al continente americano, però lo vediamo anche in Europa, è impressionante la crescita, come dire, di gruppi di destra e dell'estrema destra. Cioè, nuove destre super collegate con una molteplicità di network che dagli Stati Uniti alla Terra del Fuoco sono in contatto. E questo è molto preoccupante ed è molto allarmante. E sono delle nuove destre che hanno delle caratteristiche diverse rispetto alle vecchie destre, rispetto alle destre pinochettiste o eccetera, o di altri caudillos. Quindi, cioè, c'è, bisogna considerare, come dire, questa possibilità. Io non so quali saranno gli sbocchi, no? Gli scenari futuri, però ho molto presente, diciamo, più che la vecchia destra e i vecchi caudillos, mi preoccupa l'utilizzazione che la nuova destra e le nuove figure, no, che pensano o vogliono essere carismatiche, fanno dei vecchi, no? Questo sì mi preoccupa. Non so veramente, anche rispetto al Cile, non so quali potranno essere gli sbocchi. Quello che mi risulta chiarissimo è che molto più furbi dei partiti del centro-sinistra sono stati i partiti della destra, e quindi che hanno organizzato in modo tale le liste elettorali che l'11 di aprile noi avremo un'assemblea costituente in cui la maggioranza l'avranno le destre, no? I partiti di destra non l'avranno i partiti o i rappresentanti o gli eletti delle liste di centro-sinistra o di sinistra. Quindi già questo, come dire, è un elemento preoccupante. Quindi, nonostante, non, è un discorso aperto, io non saprei dare, come dire, una risposta netta su questo piano. Va bene, vedo già due manine alzate. Simone, vuoi intervenire prima tu e poi dopo Gabriele, va bene? Va bene, grazie mille. Allora, voglio ringraziare Maria Rosaria Stabili per questa, come dire, questa discussione che ha iniziato, che ho trovato molto interessante, ci sono molti spunti di riflessione. Io ho due domande che sono simili. La prima viene più, come dire, da una curiosità personale, da una delle prime cose che sono state dette che mi ha subito colpito moltissimo, e l'altra che invece è più, diciamo, di ragionamento generale, ma entrambi forse vogliono essere delle domande anche di, come dire, per impostare un ragionamento generale di una riflessione generale sulla democrazia e la storia. Allora, la prima domanda era questa. È stato detto all'inizio, appunto, che la democrazia in America Latina ha spesso delle denominazioni diverse, ha un'articolazione differente, e che questo si accompagna anche a l'essere considerati o meno, no, o il considerarsi gli stessi latinoamericani, che sono diversi, più o meno occidentali. Allora mi chiedevo, si può fare un ragionamento su questo? Cioè, quanto l'essere democratici e la democrazia conta nella determinazione
di una società come di società occidentale. Come viene articolato questo discorso, se viene articolato esplicitamente nelle società latinoamericane? Perché io guardo al contesto che studio io, questo è evidente, la Russia, come dire, giustifica anche adesso, ma anche nella storia, no? Una sua particolare approccio alla forma di governo democratico per l'essere almeno in parte altro rispetto a quello che è l'Occidente, l'Europa occidentale. L'Ucraina invece sostiene di essere pienamente Europa occidentale proprio perché è pienamente, o almeno aspira, lotta ad essere pienamente democratica. Allora mi chiedevo, nel contesto latinoamericano, come viene articolato, se si può dire qualcosa di più di quello. E parallelamente, neoliberale, si è detto, quanto essere neoliberali è essere occidentali, appartiene alla democrazia o a me. Comunque, questo era la... Grazie, Simona. Ma Rosara, se sei d'accordo, raccogliamo prima due o tre domande e poi ti do la parola. Quindi Gabriele, poi dopo ha chiesto anche Gennaro, che ha ottenuto di intervenire. Vai, Gabriele. Grazie, anch'io volevo ringraziare Maria Rosaria Stabili per l'intervento e soprattutto per l'enorme sforzo di sintesi al quale è stata costretta. Io volevo così porre una questione in parte collegata alla prima domanda posta da Simone, che riguarda il punto interrogativo del titolo dell'intervento, che secondo me solleva una questione anche di metodo, cioè mette in discussione un po' la nostra ipotesi, che è quella di studiare la democrazia da una prospettiva di storia globale, ma alla fine chiediamo di delocalizzare il tema all'interno delle storie d'area. E mi sembra di capire che dal suo intervento questa ipotesi è critica, perché da un lato appunto presuppone la trasposizione di categorie che provengono da contesti culturali geopolitici diversi e appunto delle incomodità, come diceva, dall'altra la difficoltà di trovare delle specificità del caso latinoamericano a fronte della grande varietà di articolazioni. E a questo proposito, insomma, era un po' una riflessione sul metodo, sull'impostazione, e su quale rapporto fra la storia globale e la possibilità di studiare la democrazia nel contesto dell'America Latina. E a proposito della specificità, mi ha colpito, mi pare di non aver sentito durante l'intervento il concetto di populismo, e mi chiedevo quanto questa esperienza, questa eredità, in realtà ha forgiato, plasmato buona parte dei processi di transizione democratica in America Latina. Grazie. Sì, grazie. Gennaro, caro tenuto, e poi credo che ci sia una domanda anche da parte di Gabriela Chiaramonti, e poi ti passo la parola, Maria Rosaria. Vai, Gennaro. Grazie a tutti voi, in particolare ovviamente grazie a Maria Rosaria, sempre interessantissimo ascoltare. Gennaro, scusa, puoi alzare la voce? Non ti sento. Non so bene come fare a alzare la voce, mi avvicino, non lo so, si sente meglio, oppure l'alzo direttamente io. Io volevo dire un paio di cose e sottoporle al tuo parere. A me sembra che la transizione, nel senso di transizione dal regime dittatoriale al regime democratico, lasci da parte l'essenza della trasformazione che vive il campo democratico e che fa sì che sia il campo stesso democratico a rivendicare innanzitutto le libertà individuali, e che è la maniera con la quale noi siamo usciti dalle dittature, passando dal rivendicare processi rivoluzionari che non consideravano l'individuo in quanto soggetto del processo rivoluzionario, ma masse, collettività, eccetera, tutta una serie di parole che venivano da una stagione che era quella, che era la stagione degli anni 70, per arrivare alla rivendicazione del ruolo dell'individuo in quanto tale e ai diritti individuali in quanto tali. Io penso in particolare a Zelmar Michelini, che è il grande protagonista del Tribunale Russell a Roma,
che viene assassinato a Buenos Aires poche settimane prima di Orlando Letelier a Washington, ed entrambi stanno spostando il discorso sui diritti umani. Ed entrambi stanno facendo il discorso per il quale non c'è più il rivoluzionario, ma c'è la vittima, cosa sulla quale molti fanno molta fatica a riconoscersi. E quindi quando si torna a regimi democratici formali, a me pare che il fatto sostanziale è che quello delle libertà individuali diventano il cuore della conservazione di un regime democratico rispetto alla legittimità delle stesse dittature militari in quel contesto. Allora in quel contesto tu ti trovi con un qualcosa che c'è da difendere, che è quel qualcosa che fa sì che le istituzioni, le aggruppazioni per i diritti umani, le madri per semplificare, eccetera, eccetera, siano veramente il cuore del discorso, ma in quanto rivendicando dei diritti individuali. Questa è la prima cosa che ti volevo sottoporre. La seconda, ancora più rapida, è quell'ossessivo processo di delegittimazione del cosiddetto ciclo progressista, scegliamo noi di come chiamarlo, fatto negli ultimissimi anni, in particolare non tanto negli ultimissimi anni, insomma, ma nell'ultimo decennio almeno, soprattutto con la battaglia per il controllo dei media e per il mantenimento dei sostanziali monopoli privati o degli oligopoli privati del mondo dei media. E ci sono qui almeno due episodi che vanno citati in 3 secondi ognuno. Uno è quello dell'invenzione dei brogli in Bolivia per legittimare il colpo di Stato contro Evo Morales, la totale invenzione dei brogli che non ci sono mai stati, e noi lo sappiamo adesso con l'uscita del libro del generale Villas-Boas in Brasile, che è una cosa che mi si rizzano tutti i capelli sulla testa, della rivendicazione dell'aver organizzato pienamente prima l'impeachment contro Dilma Rousseff, colpevole assolutamente di niente, e quello che è stato definito da un giudice della Corte Suprema brasiliana come squadrone della morte per condannare Lula e impedirgli di candidarsi. E poi certamente l'evoluzione è quella del bolsonarismo e niente, questo se non parlo mai. Ok, grazie Gennaro. Io chiedo a Stefania Gallini e a Gabriella Chiaramonti di attendere, diamo come la possibilità a Maria Rosaria di rispondere alle prime 3 domande e poi dopo cedo la parola a voi. Vai Maria Rosaria. Allora, è un problema grosso quello posto sia da Simone che da Gabriele. Non c'è dubbio che questo essere parte dell'Occidente ed essere altro, no? Ed essere altro, queste due cose assieme, si intrecciano e giocano un ruolo molto importante. È chiaro che, nel definire i processi che si attivano, i processi di transizione che si attivano, giocano molto le percezioni che i protagonisti di queste transizioni hanno di sé e del processo. È chiaro, alcuni dei leader politici che diventano protagonisti dei governi di transizione, magari durante le dittature hanno studiato in Europa, hanno fatto i dottorati in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti, e che guardano, no? C'è un rinnovato ritorno all'Europa come referente per processi di costruzione dello Stato di diritto, ma anche l'Europa nel suo complesso come referente per avviare processi di integrazione regionale, no? Quindi le transizioni sono democratiche democratiche non soltanto perché un poco dall'esterno gli esperti
fatti di i politologi, i sociologi, come dire, li chiamano a quel modo, ma perché, come dire, rappresentano, no? Una concrezione dei desideri, delle proiezioni, dei riferimenti, no? E con cui, che sono presenti e con cui giocano i protagonisti di questi governi di transizione politica. Quindi, come dire, questo c'è. E a questo si lega moltissimo, e io sono assolutamente d'accordo con quello che diceva Gennaro a proposito, e senz'altro così, a proposito della appropriazione dell'idea delle libertà individuali da parte del campo democratico. Già durante, no, questo è un processo che si sviluppa quando sono ancora in piedi i governi autoritari, le dittature, e le libertà individuali diventano, come dire, un elemento importante su cui costruire una nuova progettualità, no? Politica, sociale, statuale, eccetera. Questo è un passaggio che avevo in mente, Gennaro, di dire, no? E che mi pare estremamente importante da tenere presente, perché cambia in qualche modo, no? Il posizionamento e modifica in qualche modo il pacchetto, questo insieme di principi e di valori di riferimento, no, del campo democratico, questo della rivendicazione, tant'è che, come dire, la discussione se i diritti umani, no, sono, come dire, appartengono alla sfera, no, dei principi e dei valori liberali o dei principi e dei valori democratici, come dire, in piedi. Ancora sembra una distinzione artificiosa, ma il fatto stesso che la si ponga o la si sottoponga al dibattito è indicativo, no? di questo processo a cui tu facevi riferimento. Quindi il problema, cioè, io tutti quanti, a proposito della riflessione sui concetti, tutti quanti siamo profondamente convinti, credo, del fatto che, come dire, i concetti, appunto, della storicità dei concetti, che cambiano nel corso del tempo, che si aggiustano, che rispondono, come dire, a delle specificità, e che appunto i rapporti, le somiglianze, i rapporti di parentela tra liberalismo e democrazia, e come dire, sono evidenti, e i loro rapporti si declinano e si intrecciano, come dire, in modo diverso a seconda degli spazi e dei tempi, in qualche modo, no? Che li vede coinvolti. E certo, e tutto questo, come dire, rientra nell'Occidente, ma la mia, come dire, il mio richiamare l'attenzione è di non perdere mai di vista, perché purtroppo, come dire, io lo vedo, come dire, se rifletto sul come io faccio il mestiere dello storico. Molto spesso chi lavora sulla storia del tempo presente, come dire, è molto influenzato in qualche modo da categorie o da modelli interpretativi generalizzanti, no? Che come dire, è difficile, alcune volte è anche impiccioso, scomodo, no? Specificare. Questo, come dire, secondo me deve essere fatto, non solo per quanto si riferisce, che ne so, all'America Latina o ad altre realtà, no? All'Ucraina, eccetera, anche semplicemente, io credo, analizzando singole realtà che a tutti gli effetti consideriamo parte integrante dell'Europa.
E vengo al problema metodologico che sollevava Gabriele. Sì, io devo dire che sono rimasta abbastanza perplessa, non ho difficoltà, a leggere il capitolo, cioè la parte introduttiva al convegno che voi avete. Mi è sembrato, come dire, cioè, l'ho trovato un po' come un tentativo di arrampicarsi sugli specchi, come dire, di salvaguardare, no? Diciamo, una impostazione, come dire, non so se trovo le parole giuste per esprimere, come dire, il mio vissuto leggendolo, no? Però, come dire, una strada a metà. Quello di avere presenti le influenze, scusate se io, come dire, sono un poco allergica alla messa a punto, come dire, di schemi generalizzanti tipici degli studiosi di relazioni internazionali, no? Perché è quello. Ecco, mi è sembrato un lavoro, ecco, quello di dare una botte al cerchio e uno alla botte, come si suol dire, no? Allora, dare un quadro interpretativo, ma insistendo poi per salvaguardare le specificità. E, non lo so che cosa altro si sarebbe potuto fare, no? Non lo so. Però la mia reazione è stata, va bene, no? Mi rendo conto che è difficile, bisogna comunque sempre partire da alcune cose, no? Allora, da alcuni concetti, da alcuni modelli, per poi smontarli, per poi, come dire, rimetterli in discussione, per poi arrivare alla conclusione che non ci servono. Probabilmente è quello lo spirito con cui voi avete fatto questa cosa, e però, sì. È complicato. Quanto al populismo, anche lì, come dire, non ho voluto fare il riferimento, sì, ci sarebbe, come dire, ci sarebbe stato da parlare, c'erano i 20 minuti di mezzo, no? E il populismo, anche lì, questo è un altro concetto, cioè, io francamente sono molto allergica, se così si può dire, alla faccenda di utilizzare i concetti, no? Applicandoli a realtà molto diverse e a mettere i contenuti. Allora dico, vabbè ragazzi, se questo dobbiamo fare, però per favore, prima di parlare di populismo, no? O di neopopulismo, no? Chiariamo, vediamo quali sono i contenuti, che cosa ci mettiamo dentro a questo concetto. No? Perché un uso è molto generalizzato, non aiuta a capire i processi, no? E non aiuta a capire i processi. Anche lì, come dire, non l'ho tirato fuori per questo concetto, perché è chiaro che segna, no? Segna un percorso, come dire, molto importante della storia dell'America Latina del Novecento. No? E in qualche modo, se noi ci riferiamo, no? A esperienze come Chavez in Venezuela e come Correa in Ecuador o come Evo Morales in Argentina, ecco, anche in America Latina si è utilizzato, si è tirato fuori questo concetto per indicare, come dire, esperienze anche molto diverse, no? Al loro interno. Io personalmente, come dire, non... La CLAU ha giocato da questo punto di vista un ruolo molto importante. Io sono un po', se volete, un po' tradizionale. Vengo fuori, come dire, da un percorso formativo. Io mi sono laureata in filosofia e cerco in qualche modo di semplificarmi la vita con l'uso dei concetti. E allora, anche lì il populismo latinoamericano è un populismo, cioè,
ci sono delle analisi molto belle. Il populismo latinoamericano, il varghismo, il peronismo, per esempio, o anche, come dire, le istanze populiste, per esempio penso al Cile della seconda metà degli anni 20 del secolo scorso, e, come dire, ha portato a cosa? A dare l'esperienza forse latinoamericana, delle garanzie sul piano sociale ed economico, quelle che noi chiamiamo i diritti economici e sociali, no? Le esperienze anche di questo millennio qui, no? Cioè, populismi e neopopulismi puntano a garantire, no, i diritti, io preferisco chiamare garanzie, sono delle garanzie che si concedono dall'alto, non sono dei diritti, come dire, no, che si ottengono attraverso un processo dal basso, economici e sociali, ma nel quadro di, diciamo, politico autoritario, dove ancora una volta, no, il rispetto delle libertà individuali e civili, politiche, non sono garantite. Il caso, per esempio, io non chiamerei l'esperienza di Morales, con tutti i suoi limiti, populista, no? Anche l'uso che di questo concetto è stato fatto per designare esperienze che, come dire, puntavano a creare, no, un ordine politico inclusivo, in cui lo Stato, come dire, tornava a giocare un ruolo importante nel garantire diritti economici e sociali o meccanismi di inclusione più ampia. Ecco, io non li chiamerei populisti e utilizzerei, come dire, questo termine nel fare riferimento a percorsi di costruzione di un ordine politico in cui, come dire, prima, no, la dimensione autoritaria e limitante le libertà politiche e civili. Grazie Maria Rosaria, non direi di proseguire su questo, diciamo, dibattito tra populismo classico, che inizia con Gino Germani, e populismo ciclico, perché altrimenti, insomma, dovremmo rischieremo di fare notte, e quindi mi limito appunto a fare da moderatore, do la parola a Stefania Gallini per un suo intervento e per una domanda, e poi a Gabriella Chiaramonti. Vai Stefania. Grazie Raffaele, e grazie soprattutto a Maria Rosaria, che fa pensare sempre. Seguendoti in questo ragionamento di queste ultime parole, però me le ero annotato anche prima, anch'io sono un po', forse per la stessa scuola, un po' scettica sulle categorie generali poi spostate, però se c'è, insomma, se c'è un momento buono per ragionare sul contenuto, non sulla tradizione o sul copia e incolla del concetto, ma sul contenuto delle democrazie latinoamericane come del resto delle altre, è proprio quest'anno qua, è proprio quest'anno pandemico, che come spesso succede nei momenti di crisi è come se scarnasse e lasciasse proprio a nudo, in certo senso, così il nucleo profondo anche dei problemi, non solo delle virtù. Mi pare che in America Latina sia successo un po' questo e sono venute fuori quelle cose che commentavi anche tu a partire dal 19, forse dal 18, dal 2018, dal 2019, questi movimenti continentali davvero, i movimenti femministi, i movimenti degli studenti sia delle secondarie che universitari, partono dal Cile, poi tutti gli altri paesi latinoamericani, tutti a scalata, i movimenti studenteschi li prendono a un po' modello, un po' anche insomma a collegamento. Un collegamento che è oggi possibile perché ci sono dei mezzi
alternativi, di democrazia, se vuoi, alternativi, perché girano sul digitale. Quindi la domanda che volevo farti è: come vedi, come interpreti appunto questi movimenti tellurici che si vedono venire, però che poi esplodono in sensi anche difficili da interpretare, perché insomma tutti contaminati da urgenze drammatiche di quest'anno, e che però, almeno nella mia impressione, quello che fanno emergere è più che un'istanza democratica classica in senso ottocentesco, degli attori sociali, è un'istanza che forse non è democratica, ma è, gira intorno alla parola giustizia, quello che tu dicevi, i diritti, giustizia sociale, giustizia di accesso alla salute, di accesso non all'educazione generica ottocentesca, ma a una buona educazione. Questo l'abbiamo capito dai cileni. Quindi volevo chiederti proprio questo, che cosa viene fuori secondo te dall'osservazione di quest'anno, in particolare guardando ai movimenti femministi, degli studenti, siccome ho l'occhio inevitabile posto sull'America Latina, dico sulla Colombia, e naturalmente anche sulla partecipazione delle comunità indigene in questa riscrittura del patto democratico di alcuni paesi in particolare. Quello che fa poi dire questo è un altro Occidente, perché insomma il peso della storia indigena naturalmente lo fa essere altro. Tutto qua, grazie. Grazie Stefania. Gabriella. Anche c'è ancora Gabriela Chiaramonti. Eccomi, ci sono. In realtà quello che volevo dire è in parte già stato detto, perché intanto ringrazio tutti, ringrazio in particolare Maria Rosaria, con cui mi trovo molto d'accordo su questo discorso di una democrazia che in America Latina ha avuto sempre una vita molto tormentata e che comunque va aggettivata, no? Protetta, concordata, eccetera, eccetera. No? E in effetti, se ci pensiamo, io sto scrivendo la recensione di un libro in cui si parla di democrazia nell'Ottocento di Ecuador e Perù, che trovo del tutto inopportuno, in quanto semmai lì si tratta di regimi liberali che democratici non sono. Comunque, quello che volevo dire riguardava appunto queste situazioni, intanto la molteplicità dell'America Latina. Non esiste un'America Latina, esistono tante Americhe Latine, e Maria Rosaria l'ha sottolineato giustamente. Poi si parlava di, mi rifaccio a quello che sempre Maria Rosaria ha detto a proposito dei populismi, è un termine, come dire, spinoso. L'anno scorso ho tenuto un corso su appunto populismi etnici, Bolivia e Ecuador, e ho esordito utilizzando l'introduzione di quel libro di Nadia Bobinati, Io, il popolo, alla fine della quale introduzione in pratica si giunge alla conclusione che una definizione non è dato trovarla. Quello che volevo dire è che si dà il caso particolare, nel caso del Venezuela, dell'Ecuador e della Bolivia, che i regimi, e chiamiamoli populisti per brevità, emergono non dopo dittature, cioè certo la Bolivia e l'Ecuador hanno conosciuto dittature militari, ma l'esordio di questi, di Rafael Correa, di Evo Morales e prima ancora di Hugo Chavez, si danno come risposta a politiche neoliberiste applicate dai governanti dei vari paesi, che provocano una crescente sperequazione sociale in paesi dove già ovviamente questa esisteva, utilizzando soprattutto, diciamo, la svendita delle risorse naturali. Penso al petrolio in Venezuela e anche in Ecuador, ma anche alle varie guerre del gas e dell'acqua in Bolivia. Quindi, diciamo, sono transizioni verso una richiesta di maggiore equità, di maggiore giustizia, di riconoscimento di diritti. E
sono particolarmente interessanti, secondo me, anche nella loro inattuabilità, diciamo il vero, le costituzioni di Ecuador e Bolivia, che esordiscono, sono costituzioni fra l'altro lunghissime, ma che esordiscono affermando la natura non pluriculturale dei rispettivi paesi, ma plurinazionali. E qui quindi emerge tutta questa problematica di un Occidente diverso, come diceva Maria Rosaria, ma anche Stefania poco fa, in cui c'è questa dimensione etnica con particolari radici anche di comunitarie, diciamo, di un modo di intendere e di fare la politica dal basso, che per esempio è abbastanza tuttora consistente nel contesto boliviano. Anche lì una cosa è Evo Morales, una cosa ebbe Hugo Chavez, lasciamolo pure da parte, una cosa è Rafael Correa, nel senso che Evo Morales ha una storia che parte dal basso, che poi naturalmente in parte tradisce, mentre Rafael Correa è in fondo un tecnocrate che si costruisce un partito a suo uso e consumo. Quindi se devo fare una domanda, ma in realtà Maria Rosaria già in parte ha risposto, è come si colloca in questo panorama di democrazie problematiche, diciamolo così, il caso di questi paesi. Non credo che sia possibile dare una risposta, perché appunto, come diceva anche Raffaele, dovremmo fare tutto un altro discorso su questo, sui populismi. Forse la mia intenzione era semplicemente sottolineare un elemento in più di diversità e di specificità latinoamericane, non tanto i populismi, noi sappiamo che i populismi prosperano anche in Europa, ma semmai di questa dimensione etnica, di questa rivendicazione da parte delle popolazioni indigene di un riconoscimento anche culturale. I Mapuche esistono in Cile, per esempio. Certo, sono problemi che andrebbero trattati con ben altra profondità di quello che sto facendo ora io. Assolutamente, diciamo, parole un po' approssimative quelle che sto usando, ma mi interessava segnalare anche queste presenze e queste ulteriori differenze. Grazie. Grazie Gabriella. Maria Rosaria. Beh, e io ringrazio sia Stefania che Gabriella per il loro contributo, su cui sono assolutamente d'accordo. E nel concludere il mio primo intervento, io dicevo che i processi e che diciamo, le transizioni politiche, no? Così come si erano sviluppate, preferivo chiamarle transizioni politiche o neoliberali, proprio perché per poter, fra virgolette, difendere questa categoria di democrazia, riflettendo e facendo riferimento agli attori sociali nominati da Stefania, le donne, gli studenti, le comunità indigene, che in questi ultimi, perlomeno dall'inizio di questo secolo in poi, hanno offerto, hanno costruito, hanno prospettato delle progettualità democratiche nuove rispetto al passato. Siamo, stiamo vivendo un cambio di epoca. Concetti, legati alle esperienze, concetti e attori legati all'esperienza, diciamo, del Novecento, in qualche modo perdono forza e rilevanza. Perché? Perché, sono i movimenti femministi, no?
già, come dire, hanno acquisito una forza, un potere, come dire, sconosciuto negli anni 70, 80, 90, no? E il movimento studentesco, le capacità, che poi non sono soltanto, come dire, dei paesi latinoamericani, ma questo succede dappertutto, succede appunto anche in altre realtà, grazie all'informatica, grazie ai social, no? A questo strumento potentissimo di controllo e di condivisione e di, come dire, di... non mi viene il termine, insomma, di richiamo, di convocatoria, si dice in America, in spagnolo, no? Questa grande capacità che questi strumenti hanno con contenuti diversi, perché appunto è la giustizia, no? E nel caso, per esempio, delle comunità indigene, no? È la giustizia, è la dignità, è la... Plaza Dignidad è stata chiamata in Cile perché, come dire, le rivendicazioni non erano soltanto di carattere economico e politico, ma si rivendicava la dignità delle persone, no? Che le politiche neoliberiste in qualche modo calpestavano. Oppure questo richiamo ai diritti naturali, la dimensione culturale che informa in qualche modo, no? E modifica o disegna nuovi contenuti politici, perché diciamo assistiamo appunto a una serie di valori squisitamente, diciamo, culturali, e a uno scambio, perché diciamo in Ecuador l'esperienza di Rafael Correa, no? Il suo tentativo assolutamente poi fallito, no? Di ispirarsi alla cosmovisione indigena per mettere in piedi questa esperienza del buon vivere, era quella di ridisegnare i contorni e i contenuti della politica con strumenti culturali che venivano da altre realtà, da altri attori, per la verità, insomma, poco considerati come i popoli nativi, e che fanno molto, incidono molto sulla specificità della realtà latinoamericana e anche, come dire, sulla amministrazione e la gestione di alcune categorie, come la categoria democrazia, che insomma deve essere in qualche modo ripensata o arricchita tenendo conto anche dei contenuti culturali che attori altri rispetto a quelli diciamo presenti in Europa suggeriscono e dicono. Quindi io credo che Stefania, appunto, a questi movimenti, con tutte le loro contraddizioni, con tutte, come dire, i loro limiti, con il loro rifiuto, come dire, di individuare degli interlocutori, con questo richiamo alla dimensione orizzontale, no? Già nel rifiuto della rappresentanza c'è il rifiuto, come dire, a un metodo, no? A un modo di esprimere in qualche modo, a una modalità, no? Tipica della democrazia. Senza rappresentanza non ci può essere interlocuzione tra soggetti portatori di stanze diverse e di stanze plurali. Ma proprio perché si apre, io dico, un capitolo nuovo, io ho difficoltà a individuare. E certamente, come dire, per esempio, i partiti politici, così come sono stati pensati e così come sono stati costruiti, sono in America Latina in fase agonica,
non riescono più, è come se si fosse esaurito la loro funzione storica. C'è bisogno di pensare, inventare altre forme di intermediazioni, altre che io perlomeno la mia generazione non riesce a visualizzare, no? Però certamente contenuti attori che si muovono oggi sullo scenario latinoamericano e, come dire, aprono una serie di novità. Secondo, come dire, certificano, scusate se la parola è molto forte, no? Ordini politici novecenteschi non offrono chiari progettualità, no? Praticabili, però, come dire, stanno a testimoniare che non si può parlare di crisi della democrazia in America Latina. Ecco, è un concetto, siccome tutte le riflessioni sulla democrazia sono delle riflessioni che in qualche modo vengono fuori per parlare delle trasformazioni, della crisi, dell'agonia della democrazia. Io, scusate, se come dire, voglio fra virgolette concludere, diciamo, questa mia riflessione dicendo che io non me la sento, parlando di America Latina, dire che c'è una crisi dell'ordine democratico, c'è una crisi chiara dell'ordine neoliberale per i motivi, e ci sono, come dire, una serie di fermenti, di attori, portatori di nuove istanze democratiche, perché o liberal democratiche, per fare riferimento anche all'intervento di Gennaro, no? In cui, come dire, si cercano di coniugare le libertà e i diritti individuali con i principi della solidarietà, della partecipazione e della inclusione per tutti, anche se, come dire, le forme della espressione politica non sono ancora chiare, non sono ancora ben disegnate e quindi visibili. Grazie Maria Rosaria, oggi c'è un altro piccolo sforzo perché c'è un'ultimissima domanda di Raffaella Baritone e poi se non ce ne sono altre ci abbiamo alla conclusione. Raffaella? Sì, non pensavo di essere proprio l'ultima, se no lascerei anche perdere. No, però così, innanzitutto sì, anch'io vorrei ringraziare Maria Rosaria per aver inaugurato questo ciclo di conferenze e che però ci ha dimostrato ancora una volta come il tema sia importante, sia anche importante scioglierlo nei diversi contesti. Volevo fare due osservazioni un po' anche in riferimento alle velate critiche che tu hai fatto rispetto a quello che era stato il nostro proponimento per questo convegno. E a partire proprio da quello che hai detto tu, e cioè che si deve parlare di una crisi dell'ordine neoliberale, non si deve parlare di una crisi della democrazia per quello che riguarda l'America Latina. Questo mi è sembrato un elemento molto importante, però l'ordine neoliberale è stato fin dall'inizio un ordine che si è evoluto come ordine globale, questo dalle discussioni degli intellettuali che si riunivano nelle conferenze di Mont-Pèlerin. Quindi da questo punto di vista questo mi sembra un tema da non sottovalutare, soprattutto se lo caliamo in quelli che sono in quelle che sono le dinamiche degli ultimi 30 anni. Allora, rispetto a questo, tu hai parlato ovviamente del Washington Consensus, però questo ci riporta al ruolo chiave, e questo credo che sia una novità in realtà di questo periodo, cioè il ruolo chiave che hanno gli organismi internazionali, Banca Mondiale, Fondo Monetario, ma
volendo in Europa anche l'Unione Europea. Allora questo per esempio è un elemento che forse ci induce a ripensare non soltanto le categorie ma anche il modo in cui si deve parlare di crisi o non crisi delle democrazie dentro a dinamiche che non sono soltanto quelle degli attori sociali o degli attori politici internazionali, ma con questo ruolo sempre più importante che hanno gli attori internazionali. Sono assolutamente d'accordo, Raffaella, con il tuo intervento. E difatti, l'ordine neoliberale è un ordine globale. Ecco, i processi di globalizzazione si sono nutriti, sono stati possibili grazie, ai principi costitutivi di quello che insomma si chiama l'ordine, e l'ordine neoliberale che è un ordine globale. E la sua crisi, e certo, la sua crisi rimette in discussione, è più evidente probabilmente in America Latina che non in Europa, perché i tentativi, di stabilire o di rendere possibili, rendere realizzabili alcuni elementi, costitutivi del neoliberismo o del neoliberalismo, in Europa sono stati anche contrastati, no? Da una esperienza robusta, consolidata, che dal secondo dopoguerra ha portato appunto alla costruzione degli stati e dei governi democratici in qualche modo europei. E la crisi probabilmente è una crisi che può essere sciolta e risolta, no? Quella dell'ordine neoliberale, a livello globale. È una crisi epocale, così come le sorti di un ordine democratico che includa in qualche modo non solo i diritti civili e politici, non solo i diritti umani, ma anche i diritti economici, sociali e i diritti di terza e quarta generazione, non è possibile, giocarlo a livello nazionale né a livello regionale, no? O subregionale. È un ordine che si può, costruire e disegnare appunto soltanto a livello globale. D'altra parte, forse, non lo so, l'epidemia delle Covid da questo punto di vista aiuta, no? Cioè risposte globali a questa esperienza che è vissuta dappertutto, no? Che unifica, vari pezzi di mondo e le risposte che si stanno dando risolverla, obbligano, perché poi le cose in politica sì, la buona volontà è importante, i desideri sono importanti, poi ci sono degli fatti che obbligano delle cose. Portano, di fatto, a una cessione di sovranità, no? Da parte delle singole realtà nazionali, e portano alla necessità di ridefinire, no? Un nuovo ordine politico ed economico che deve essere costruito su basi altre rispetto a quelle che erano i principi, no? Del Washington Consensus e sulla base dei quali si definiva o si decideva la distribuzione degli aiuti o si organizzavano i programmi e i progetti di sviluppo di varie realtà, Quindi è senz'altro un discorso che apre scenari
che non possono essere scenari nazionali, scenari regionali, ma che, come dire, implicano l'apertura a una visione, a una interrogazione che sia, come dire, una interrogazione di gestione e amministrazione, come dire, globale della realtà. Grazie Maria Rosaria, non credo che siano altre domande, parlo anche a nome del Comitato, insomma abbiamo fatto centro e volevo puntare un incontro con una storica italiana e poi passare insomma ad altri ospiti. E prima di chiudere chiedo a Raffaella di intervenire nuovamente se vuole annunciare il prossimo incontro in calendario il 22 marzo, se vuoi darci una qualche brevissima anticipazione. Sì, l'anticipazione, sì, il 22 marzo abbiamo previsto questo secondo appuntamento, questa volta in realtà l'interlocutore sarà non propriamente uno storico, ma uno scienziato politico che però è uno scienziato politico che molto ha contribuito alla storia politica negli Stati Uniti, che è Stephen Skowronek, che è uno studioso che si è occupato della creazione dello Stato americano della presidenza. Il suo intervento in realtà è stato concordato prima del 6 di gennaio sarà un intervento che, vuol dire, che ci mostra come e in che modo il tema della democrazia americana sta assumendo una sua torsione anche dal punto di vista del funzionamento delle istituzioni. Il suo intervento sarà appunto sul tema della presidenza dopo Trump e il modo in cui un certo tipo di uso e di abuso dei poteri presidenziali sia un elemento che sta creando tensioni e problemi rispetto a quello che è un certo tipo di approccio eccezionalista alla democrazia, al sistema politico americano. Bene, Steven Skowronek, che è un professore della Yale University. Perfetto, non so se qualcun altro vuole intervenire o se posso chiudere io. Ringrazio nuovamente Maria Rosaria Stabili e tutti coloro che hanno partecipato e invito al prossimo appuntamento il 22 marzo alle ore 18. Grazie a tutte e a tutti. Grazie a tutti. Grazie Maria Rosaria. Buona serata. Grazie, arrivederci. Ciao, grazie.